Obiettivo sicurezza, anzi obiettivi puntati per la sicurezza dei cittadini, perché sono 113 le telecamere dislocate nel territorio comunale che da oggi si mettono in rete collegando di fatto tutte le forze dell'ordine per il monitoraggio del territorio. Si conclude il percorso che vede connesse Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza al sistema di videosorveglianza del Comune gestito dalla Polizia locale. La Guardia di Finanza di Vicenza è una delle forze di polizia, l'ultima che mancava nel collegamento al sistema di videosorveglianza che ci consente da un lato di concorrere all'attività di mantenimento dell'ordine della sicurezza pubblica in stretta sinergia con le altre forze di polizia e con la polizia locale, ma soprattutto ci consente di porre in essere delle attività investigative importanti non soltanto nel settore della Polizia economico-finanziaria che è tipico della Guardia di Finanza, ma anche e soprattutto nell'attività diciamo, più generica di contrasto. Traffici illeciti. Questa è la sala operativa nella sede del Comando Provinciale della Finanza. Ogni operatore ha accesso alla visione live delle telecamere e delle registrazioni relative ai sette giorni precedenti. Uno strumento in più contro la criminalità che rappresenta un valore aggiunto per prevenire e contrastare la commissione di illeciti sul territorio berico. Noi siamo assolutamente convinti che lo strumento tecnologico eh, rappresenta un priusso oramai ineliminabile da questo punto di vista, appunto in questi anni si sono fatti dei progressi significativi, il numero delle telecamere qui a Vicenza comincia a essere importante, peraltro insomma, circa un anno fa eh, d'intesa con l'amministrazione comunale abbiamo pensato ad approvare un vero e proprio piano di videosorveglianza urbana per individuare i luoghi dove comunque questo tipo di strumenti vanno collocati anche a prescindere dalla concreta realizzabilità in quel momento. Li abbiamo individuati con una sorta di scala di priorità in modo tale che l'amministrazione man mano che si rendono disponibili i finanziamenti da parte dell'amministrazione regionale oppure con l'accesso ai fondi sicurezza del Ministero dell'Interno o con fondi propri per carità possa realizzarlo. Non solo, tra le telecamere ci sono anche i targa system, il sistema per il tracciamento delle targhe. L'amministrazione comunale annuncia già il potenziamento rispetto a quelli attuali, siti in via Trieste, in Riviera Berica e sulla Marosticana. In previsione del 2023 implementeremo i targa system con ulteriori tre portali.